Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi struccatissima perché ho voglia di truccarmi con voi per mostrarvi un po' di prodotti di cui vi ho parlato, meglio che vi ho mostrato negli ultimi video haul. Quindi sono prodotti novità che in realtà sto provando negli ultimi tempi e che sto testando, quindi sono ancora in fase di sperimentazione, ma che non vi ho mostrato all'opera, che vi ho semplicemente mostrato negli haul e quindi avevo voglia di truccarmi appunto con questi prodotti per me nuovi, perché no, dirvi anche quello che penso. Visto che non vi ho parlato e quindi è giusto anche vedere i prodotti all'opera, avevo voglia appunto di fare questo video. Iniziamo subito con la base di cui vi ho mostrato appunto nel video haul di Sephora fatto ultimamente, è la base di Fenty Beauty. Io tra l'altro ho fatto una gaffe, perché ho detto essere una base occhi, in realtà è una base viso. Io ero convinta, vi dico la verità, che questa qui fosse una base, no, sì, un primer occhi, invece no, è un primer viso. Tra l'altro è anche un primer mattificante, quindi diciamo consigliato per le pelli grasse. Io non ho una pelle grassa, ho una pelle mista, a tratti anche secca, quindi forse ho fatto anche un acquisto sbagliato, però in realtà devo dirvi la verità, lo sto utilizzando e non mi dispiace. Allora, secondo me va utilizzato con determinati tipi di fondotinta, magari con quei fondotinta che sono tendenzialmente un po' più oleosi. Quindi questo primer aiuta molto a mattificare un po' di più quei fondotinta e a evitare che vada appunto a lucidarsi troppo. Se avete una pelle tendenzialmente secca, abbinandolo poi a dei fondotinta a loro volta molto secchi, io non la consiglio molto, però abbinandola a dei fondotinta, diciamo idratanti piuttosto che matte, secondo me va molto molto bene perché leviga molto e devo dire che, diciamo, abbinandola ad un buon fondotinta l'effetto è davvero bello. Per quanto riguarda il correttore, utilizzo il correttore di Pixi by Petra nella colorazione Brightening Peach, ed è questo correttore qui. Anche questo ve l'ho mostrato in uno degli ultimi video haul di Look Fantastic. Questo qui è un correttore per lo più correttivo, infatti se notate la colorazione è abbastanza pescata perché dovrebbe andare a correggere l'occhiaia e ad eliminare il colore violaceo o di qualsiasi altro colore voi abbiate l'occhiaia. Allora, questo correttore è un po' un amore odio per me, perché quando ho il contorno occhi molto secco, e io ho il contorno occhi abbastanza secco, è terribile perché segna tantissimo. Quindi, se avete acquistato da poco e se non lo conoscete questo correttore, lo consiglio. Sì, anche per chi ha il contorno occhi non proprio secco, sicuramente magari quello sì lo consiglio perché corregge molto ed elimina, non dico che elimina, però nasconde tantissimo il colore violaceo dell'occhiaia, e questa cosa è positiva. Infatti non so se si vede perché illumina molto e nasconde tantissimo il colore violaceo dell'occhiaia. Però per chi come me ha delle occhiaie tendenzialmente secche, dovete idratare tantissimo il contorno occhi, altrimenti vi trovate tutte le linee ed è terribile. Talvolta si vede anche sin da subito, cioè io a volte quando mi sono ritrovata con un contorno occhi molto secco, sin da subito ho notato questa cosa, quindi ho detto no, questo correttore non va per niente bene, però andandolo a idratare tantissimo il contorno occhi ci si può lavorare su. Quindi questo è, diciamo, l'unica pecca di questo correttore, ma in realtà tutti i correttori nel pottino per me sono comunque tutti così, nel senso che sono secchi e quindi devo idratare tantissimo il contorno occhi per giorni e giorni, quindi devo super idratarlo. Allora può andare. Altro correttore che poi ci vado ad applicare sopra è il correttore di Nabla, quindi questo qui lo utilizzo per correggere e poi vado con il correttore di Nabla per illuminare soprattutto, ed è il Close Up Stay Full Smooth Concealer nella colorazione Light Peach. Anche questo correttore, devo dire, non è tra i miei preferiti, perché anche lui, se non idratate bene il contorno occhi, vi ritrovate con un contorno occhi molto segnato. Allora, è vero che è molto coprente ed illumina molto, ma allo stesso tempo
Secondo me, cioè io non lo ricomprerei probabilmente, certo lo utilizzo perché insomma devo terminarlo, però non è quella tipologia di contorno occhi che mi fa impazzire, perché segna, cioè mi dispiace perché è coprente, è molto coprente, illumina molto, cioè la colorazione mi piace, però non è... non mi fa impazzire per questo motivo. Io poi sapete che non amo molto quei correttori che segnano, anzi li detesto. Questo correttore talvolta mi crea quell'effetto lì e quindi non mi fa proprio impazzire, ecco. Poi ho, diciamo, lo sto utilizzando in diversi modi, quindi sia con le spugnette, sia con un pennello. Forse l'applicazione migliore è con un pennello, però avevo voglia di utilizzare la Beauty Blender e quindi adesso ti sto dando un'altra possibilità, però probabilmente per evitare che vada nel contorno occhi, l'applicazione migliore è un pennello. Il fondotinta che vado ad applicare è il fondotinta di Dior, il Forever Skin Glow, che in realtà vi ho già mostrato in azione, di cui vi ho già parlato e vi ho già detto essere uno dei miei fondotinta preferiti del momento, che tra l'altro va quasi verso la fine, quindi sapete già benissimo cosa penso di questo fondotinta, mi piace tanto, anche se... diciamo, per l'estate non lo consiglio molto perché sì, è vero, è abbastanza leggero per essere un fondotinta diciamo da utilizzare d'inverno, però d'estate io personalmente andrei ad utilizzare un fondotinta un po' più leggero. Tra l'altro sono usciti nuovi fondotinta di Dior, praticamente il Forever Skin è la versione estiva, che è il tappino argento, e mi sta già tentando, quindi nella mia lunga wishlist di prodotti che vorrei provare c'è anche il nuovo fondotinta di Dior. Anzi, se l'avete provato, ditemi un attimino com'è, se è leggero, perché io per l'estate prediligo sempre fondotinta molto leggeri, quindi non dico, diciamo, quasi a base acquosa. Prima utilizzavo solo fondotinta in polvere, adesso magari se il fondotinta liquido è molto leggero posso anche utilizzarlo, posso anche utilizzare quello liquido o comunque una BB cream. Ho applicato già Cipria e ho fatto anche il contouring, però essendo dei prodotti che voi già conoscete, in questo video voglio mostrarvi soltanto prodotti nuovi che sto appunto testando, nuovi anche per me. Saltiamo questo passaggio anche perché li conoscete, li ho già mostrati in altri video, diciamo, ve lo dico, ho applicato la Cipria di Becca e la mia solita palette di Smashbox per il contouring, però li conoscete, vi ho già parlato diverse volte di questi prodotti. Passiamo alle sopracciglia. Per le sopracciglia utilizzo questo prodotto qui nuovo della Eyeco, ed è questo gel per sopracciglia che ho trovato all'interno della Beauty Box di Look Fantastic in questo mese di maggio. Allora, lo sto utilizzando ultimamente, è un prodotto che mi piace, inizialmente tirava fuori troppo prodotto, infatti mi ritrovavo con un sacco di prodotto sulle sopracciglia, però mi piace tanto perché le pettina molto bene e il colore è molto, cioè me le colora anche oltre che pettinarle, questa cosa insomma mi piace. Perché molte volte i prodotti, questa tipologia di prodotti, questi mascara per sopracciglia, non sempre diciamo, vanno a riempire bene le sopracciglia proprio dove ci sono quegli spazi vuoti. Ci passo comunque sempre una matita, io ci ho applicato anche un'altra matita al di sotto, anche di questa vi ho parlato in un altro video, della matita di Essence, ultimamente sto utilizzando quella perché mi piace e perché è comoda, quindi non ve l'ho mostrata, però al di sopra ci sto applicando, sopra il prodotto per sopracciglia ci sto applicando questo prodotto qui, devo dire che le fissa bene, mi piace, restano abbastanza ferme, quindi per il momento sono abbastanza soddisfatta di questo prodotto. L'illuminante che applico è quello di Nabla, della linea Skin Glazing, nella colorazione Privilege, ed è questo oro molto chiaro, quasi champagne, mi piace tanto questa colorazione,
anche perché è molto molto delicato, però allo stesso tempo si vede, non è proprio super wow come illuminante. Mi piace un sacco la texture perché è molto molto sottile e non è molto granulosa, quindi chiaramente va meno nelle pieghette e questa cosa è importante perché gli illuminanti quando sono molto granulosi si vedono proprio sulla pelle ed avete quell'effetto orribile di illuminante sulla pelle, quindi avendo questa una texture molto leggera, quell'effetto oscena non si nota. Il blush che vado ad applicare è il blush di Too Faced della collezione Frequent Cocktail Blush Duos nella colorazione Papaya Pop, che è questo duo bellissimo con questo corallo e questo illuminante dorato molto molto bello. In realtà nella fotocamera non so perché sembra molto più aranciato di quello che è, invece visto così è un po' meno aranciato di quello che sembra. In realtà avrei potuto anche evitare di applicare l'illuminante perché questo blush, andandolo a miscelare, dona quella colorazione molto molto illuminata ed è bellissima, però visto che l'illuminante l'abbiamo già applicato vado a prendere soltanto la colorazione aranciata, quindi soltanto il blush, non lo vado a miscelare con l'illuminante. Mi piace tanto perché è veramente molto molto estivo. Miscelato con illuminante si ha un bellissimo effetto di blush molto simile ad Orgasm, se vogliamo, forse un po' più dorato, davvero molto molto bello. Oltre ad avere un profumo freschissimo di frutta, questo blush è approvatissimo per me perché mi piace davvero tanto e il colore sulle guance vi dura davvero tantissimo ed è bellissimo. Passiamo adesso agli occhi, proviamo insieme, in realtà l'ho provata una sola volta, la palette di Too Faced, la Shake Your Palm Palms, che è una palette che in realtà mi piace tantissimo perché ha questi colori molto molto belli. Ve l'ho mostrata anche nel video haul di Sephora. Io chiaramente vi lascio tutte le schede, così magari se siete curiose potete anche andarle a vedere. E praticamente l'ho provata, ma in realtà ho fatto un piccolo test, mi ha fatto una buona impressione, però andiamo a provarla insieme. Allora, andiamo a prendere questo marrone, questo qui, che è il marrone, diciamo, medio tra i marroncini presenti nella palette. La cosa che ho notato, a parte il profumo che è buonissimo, è proprio buono, buono, buono. E anche i colori, matte, mi hanno fatto una buonissima impressione perché non sono per niente polverosi, ma quasi zero, vi giuro. Quindi la prima impressione che mi ha fatto è stata stra positiva. Vi ho già detto che all'interno di questa palette ci sono 4 ombretti shimmer e 4 ombretti opachi. L'impressione che mi hanno fatto gli ombretti opachi è stra positiva, pochissimo polverosi e molto molto pigmentati. Davvero molto bella, bellissima. Poi vado a prendere questo beige un po' più chiaro e lo applico al centro della palpebra con un pennello piatto e lo applico al centro della palpebra. Con un altro pennello da sfumatura vado a prendere questo rosa, questo qui sotto il verde, in realtà sto sperimentando, non so neanche quello che sto facendo, e vado su nella parte più esterna, diciamo al centro della piega, verso la parte più esterna. Con lo stesso pennello, con questo marrone cioccolato, vado soltanto nella parte esterna dell'occhio a fare una sorta di coda, ma leggera, senza andare poi troppo verso il centro dell'occhio. Fermandomi proprio all'inizio della piega. Ad
Adesso invece sto cercando di utilizzare praticamente tutti i colori. Vado a prendere questo verde shimmer, è un verde oliva. Vediamo se con il pennello va bene oppure è il caso di andarlo a picchiettare con le dita. E vado soltanto all'esterno, diciamo vicino il marroncino appena applicato. Anche con il pennello io direi che va bene. Possiamo anche non utilizzare le dita. Colore molto molto particolare, però trovo che con questi colori, tipo con questo rosa, con questo marroncino molto chiaro, trovo che si abbini molto 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 bene e mi piace tantissimo. Sto facendo un trucco che forse non farei mai per uscire, però va bene. Vado a prendere adesso quest'altro shimmer, questo colore oro molto chiaro, oro diciamo freddo, più o meno freddo. Vado sempre con il pennello, vediamo se va bene anche lui senza dita, va bene anche con il solo pennello. Devo dire che anche lui può andare anche con il pennello. Vado infine a prendere questo shimmer tipo champagne, molto, anche lui molto bello, sembra proprio i miei colori, e vado nell'angolo dell'occhio. Premetto che è un trucco che non farei mai per uscire tutti i giorni, ma forse non lo farei, forse non lo so neanche io quando farei questo trucco. Però mi piacciono molto le polveri, mi piace che i colori non si uniscono e non si confondono, che restano ben definiti i colori, anche il rosa, io riesco ad intravedere, anzi io del rosa andrei proprio ad intensificarlo al centro della piega, perché mi piace l'effetto verde-rosa, mi piace tantissimo, quindi andrei ad intensificare un po' di più. Per concludere però, con questo marrone scuro andrei a fare la rima ciliare sotto le ciglia. Vado prima con questo marrone per intensificare di più lo sguardo. E poi andrei a prendere il marroncino un po' più chiaro, il primo che ho utilizzato per la piega, il primo colore in assoluto che ho utilizzato, andrei verso il centro. Andiamo ad applicare adesso il mascara e applico il Monsieur Big di Lancôme. Se vi interessa, io ho fatto un video paragone, confronto, in cui si vede bene l'applicazione di questo prodotto, paragonandolo al mascara di Too Faced, il Dumb and Girl, per vedere un po' quali sono le differenze, quale mi piace di più, insomma, siete indecise se comprare l'uno o l'altro, in quel video vi mostro da vicino l'applicazione e l'effetto del mascara. Passiamo alle labbra e passiamo ai miei amatissimi rossetti di NARS. Voi sapete che io adoro i rossetti di NARS, sono i miei preferiti in assoluto. Io un giorno vi giuro che avrò tutti i rossetti di NARS. Questo qui è il Loving Lips, anche lui nuovo. Non so quanto possa stare bene con questo trucco, però dobbiamo provarlo perché è nuovo. Io in realtà l'ho già provato, però ve lo voglio mostrare. Secondo me può anche andare bene.
Eccomi qui con il trucco finito. Secondo me il rossetto ci può stare. Io forse però ci avrei abbinato sempre un rossetto nude, un po' meno malva e un po' meno freddo, forse un po' più sul rosato. Però tutto sommato secondo me ci può stare. In realtà era anche un modo per mostrarvi questo rossetto nuovo. Ragazzi, i rossetti di NARS sono, secondo me, il top del top dei rossetti. Sono i miei rossetti preferiti in assoluto, il mio brand preferito di rossetti. Vi ho detto già, un giorno li avrò tutti, ve lo giuro. E comunque, a parte tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertita un sacco a sperimentare questo trucco occhi, non da me sicuramente, però ditemi se vi è piaciuto, ditemi insomma com'è andata, se questa palette secondo voi è versatile, non è versatile. Secondo me è molto versatile. Cosa pensate anche degli altri prodotti che ho utilizzato? E nulla, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!